mio primo spettacolo è andato davvero, davvero, davvero male. Lo ricordo benissimo come se fosse ieri, era uno spettacolo per bambini e io chiaramente ero all'inizio e un po' mi vergogno anche a raccontarlo, però lo faccio comunque volentieri anche per magari per evitare che voi possiate fare i miei stessi errori. Ero all'inizio e credevo che la magia fosse un trucco da fare con gli amici, il trucchetto e basta, uno spettacolo di magia, non avevo neanche ben idea di cosa fosse. E quindi quando mi hanno chiesto, vieni a fare uno spettacolo per il compleanno di mio figlio a 7 anni, 8 anni, se non ricordo bene, più o meno erano i ragazzi di quell'età là, bambini di quell'età là, e ho subito accettato. Sì, vengo, anche perché mi piaceva mostrare quello che sapevo fare. Sono arrivato, un'orda di bambini che correvano da una parte all'altra di questa stanza di patronato. Mi sono proprio detto, come farò io a calmarli e metterli seduti buoni a guardare il mio spettacolo di magia. Ho cominciato a parlare anche con i genitori, ho mangiato qualche patatina per cercare di prendere un po' di tempo a pensare cosa avrei potuto fare. Io avevo portato il mio zainetto con gli effetti buttati dentro, la rinfusa, e non sapevo cosa avevo, ma non li avevo minimamente collegati, non avevo fatto le transizioni, non avevo un'apertura, una chiusura sensati, niente, diciamo, perché non sapevo neanche esistessero e non sapevo neanche cosa fossero. È arrivata l'ora di iniziare e io ho cercato di far sedere i bambini insieme all'aiuto dei genitori, per questo sono riuscito, altrimenti non avrei minimamente avuto successo. Li abbiamo seduti su questa sedia e i più piccoli davanti, seduti sul pavimento proprio, gambe incrociate, e ho cominciato, ho preso un tavolino vicino con il mio zaino prendendo tutte le cose che avevo messo, ho preso la prima cosa che mi veniva, anelli cinesi mi pare, e ho iniziato a fare gli anelli cinesi. E noi eravamo bambini all'inizio, i primi 5 minuti anche abbastanza interessati. Poi mi ricordo siamo andati avanti, era parecchi anni fa, quindi non mi ricordo benissimo, però mi ricordo che poi ho messo via nel cinese, ho fatto qualche altro gioco, poi ho detto fare un sacchetto a scambio, ho detto fare un effetto con dei foulard e un foulard bianco tra il sacchetto, il gesto magico, soffio magico e usciva colorato. Mettevo un foulard dentro bianco, davo un bambino un pennarello giallo e dicevo agita il pennarello verso il sacchetto. Lui lo agitava e ti tirava fuori un foulard giallo, quindi del colore del pennarello. A un certo punto vediamo i bambini, voglio provare anch'io. Ho iniziato ad arrivarmi vicino, a guardare il sacchetto, a mettere le mani nel sacchetto, non sapevo più cosa fare. E poi a un certo punto con l'aiuto dei genitori siamo riusciti a contenerli, a farli sedere, tenerli attenti per gli ultimi 5 minuti del mio pietoso spettacolo. E così finì la mia prima esperienza in pubblico con la magia, in pubblico di bambini. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo appunto per veicolare come informazione l'importanza di conoscere un po' anche la struttura di uno spettacolo di magia, l'importanza dello studio. Io ero andato lì impreparato, non sapevo minimamente che la magia fosse un'arte, quali fossero le regole, la struttura di uno spettacolo, i giochi, perché vanno scelti, come vanno scelti, in che ordine è meglio metterli. Ogni pubblico ha le sue esigenze, quindi il pubblico di bambini sicuramente ha esigenze diverse rispetto a un pubblico di adulti. Se fai sparire una cosa, falla sempre riapparire con i bambini, altrimenti lasci un senso di incompletezza. Comincia con un gioco giusto, finisci con un gioco giusto, magari il foulard ha scritto fine o bien, qualcosa di simpatico, da sempre una chiusura artistica, professionale, ma anche gradevole per i bambini. E da lì, di spavento a caso, ho detto perché è andato male questo spettacolo? Ho iniziato a ragionare, ho detto non possono tutti questi genitori che lavorano con quest'arte fare così, lavorare così. Ho iniziato a studiare, ho scoperto cos'è uno spettacolo, parlando con vari prestigiatori ho capito benissimo quale fosse la magia fatta bene, la magia buona. E da lì, il secondo spettacolo per bambini che ho fatto, avevo guardato anche i DVD, avevo letto i libri con Coniglio di Alice, non so se lo conoscete, il DVD The Art of Presenting Magic to Children di Danny Orleans, l'ho guardato tutto. E il secondo spettacolo per bambini applicando qualche accorgimento è stato da così a così, è cambiato molto 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 meglio, non perfetto, anzi, però almeno sono riuscito a gestire i bambini molto bene. Basta, dopo questa confessione davvero spontanea, quasi liberatoria, io vi saluto, questo è un video un po' più leggero rispetto al solito, ve ne sarete accorti, in agosto fa caldo. Vi saluto ragazzi, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, ciao!